Speciale, Milano aspetta di festeggiare, mentre qualcuno sogna una stella, la storia insegna la fine sempre quella, la curva nord non canta più, perché da Reggio segna Giroud, e mentre noi siamo già campioni, aspetti ancora il gol di Raspadori, mamma. Ancora Bologna, mamma, c'è ancora Bologna, ma c'è ancora Bologna, ma c'è ancora Bologna. Come sempre, inizio stagione, interista, fai lo spaccone, lo scudetto, la Coppa Campioni, sono sogni per voi, coglioni, interista, diventi pazzo. Sono 10 anni che non vinci un cazzo, in trasferta è troppo lontano. Non ti muovi mai da Milano, non cantate, non caricate, ma allo stadio che cazzo fate? Puoi gridarlo finché vuoi, ma Milano siamo noi. Oh. Ragazzi, buon pomeriggio e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Nel primo commento trovate team maglie calcio, il numero del gruppo WhatsApp. Su questo gruppo potete fare gli ordini e guardare il catalogo di team maglie calcio. Scegliete e usate il codice sconto Tringa per fare i vostri ordini. Tutti i gadget, le magliette nuove del Milan sono arrivate, ragazzi. Team Maglie Calcio, l'eccellenza per quanto riguarda tute e magliette di tutte le vostre squadre preferite, italiane, europee e mondiali. Ragazzi, allora, siccome non è sicuro che stasera riusciremo a fare la live, allora mi sono detto, non volevo fare il video, però mi sono detto, ma sì, proviamo a dare delle sensazioni che in questo momento ho sui nomi che vengono accostati al Milan per la tre quarti. Partiamo da un presupposto, ragazzi. Il trequartista è l'obiettivo principale per l'inizio del calcio mercato. In questo momento il trequartista è la priorità per Paolo Maldini e Ricky Massara. Quindi i nomi accostati al Milan sono tutti nomi importanti, però attenzione, io in questo momento sono sicuro che, come sempre, tanto lo stiano facendo i giornali e i giornalisti. Non sono così convinto che questi siano realmente i nomi che Paolo Maldini sta guardando, o perlomeno li sta guardando, ma secondo me c'è anche dell'altro. Prima di parlare dei nomi sulla tre quarti del Milan, voglio comunque dire due parole sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente Scaroni. Come abbiamo detto per tutti gli ultimi 15 giorni, tanto tutto quello che si stava dicendo negli ultimi 10 giorni, 15, era veramente montato dai giornali, perché è vero, il rinnovo di Maldini è andato per le lunghe, è vero, Maldini e la società e il fondo Elliott e Cardinale ci hanno messo un po' per trovare la quadratura, però ragazzi io penso che era anche normale perché sappiamo tutti che il Milan fa le cose fatte bene e per rifare un contratto fatto bene ci vuole del tempo. Sicuramente Paolo Maldini non era più al primo contratto, oggi Paolo Maldini è un dirigente scafato, è un dirigente riconosciuto da tutti i suoi colleghi, da tutti quelli che lavorano con lui come uno dei migliori. Quindi è giusto che Paolo Maldini abbia voluto mettere i puntini sulle i. E per me, se per mettere i puntini sulle i c'è voluto un po' più di tempo, va bene così. Ragazzi, nel frattempo Scaroni dice che però il Milan non si è mai fermato. Quindi quando ci dicono che siamo andati in ritardo per colpa del contratto di Maldini, probabilmente non è vero. Tanto di quello che è stato detto è veramente, sono state casi, casistiche,
casi montati dai giornali. Io personalmente vi avevo detto come sarebbe andata a finire. Sarebbe andato a finire che il primo di luglio sarebbe arrivata l'ufficialità del rinnovo contrattuale di Maldini e Massara. E così alla fine è stato, io non mi sono mai preoccupato e tutti quelli che si sono preoccupati grazie al terrore messo in giro, messo nell'aria da tanti giornali e da tanti giornalisti, e a me il modo di fare di questi non è piaciuto. Andiamo avanti. Allora, i nomi avvicinati al Milan sulla tre quarti sono Dybala, Ziyech, Asensio e De Ketler. Allora, partiamo da un presupposto. Il Milan probabilmente farà un giocatore solo per due posizioni. Questo cosa vuol dire? Che De Ketler, ad esempio, è un giocatore che è un numero 10 ed è quello, un numero 10 che fa molto bene quel ruolo e lo farebbe veramente bene, sarebbe il giocatore ideale in quella posizione per il Milan, perché ricordiamocelo, il numero 10 del Milan non deve essere solo un giocatore dalle grandi doti qualitative, ma deve essere anche un giocatore che fa della corsa la sua peculiarità. E qui arriveremo anche agli altri, per esempio a Dybala. Allora, De Ketler sarebbe un giocatore molto funzionale in quella posizione, ma poi il Milan dovrebbe comunque, per quello che sappiamo, fare qualcosa anche sulla destra. A meno che il Milan non decida di fare un numero 10 come De Ketler, quindi da alternare a Brahim Diaz, e lasciare per questo momento Selemakers e Junior Messias sulla destra. Dubito che sarà così. Quindi lo scenario per andare a prendere un giocatore che possa ricoprire i due ruoli ci fa comunque scremare un pochettino la lista dei nomi. E mi viene da dire Ziyech. Allora, Ziyech è un giocatore che al Milan piace da tanto tempo. Piace da tanto perché anche nella scorsa stagione Paolo Maldini ha provato a parlare per il giocatore, poi non se n'è fatto più niente, però è un giocatore che piace da tanto tempo. Chiaramente è una spesa importante perché c'è un ingaggio molto importante da parte di Ziyech. Io sono convinto che alla fine il Milan ci proverà per questo giocatore, perché ci proverà. Se non dovesse andare allora Ziyech, allora si guarderà qualcos'altro. Secondo me in questo momento Ziyech e Asensio sono i due nomi che più di tutti sono sul taccuino dei dirigenti del Milan. Perché? Sono due giocatori che partono da destra, ma che poi possono anche diventare funzionali in mezzo, nel senso che sono due giocatori che partono da destra e tendono ad accentrarsi. Quindi sono, con un giocatore metteresti a posto due zone di campo e daresti la possibilità a Brahim Diaz di avere il suo tempo per entrare all'interno del gioco del Milan. Perché ragazzi, abbiamo criticato Brahim Diaz, ma io sono convinto che nella prossima stagione Brahim Diaz farà vedere di che pasta è fatto. Io me lo aspetto, Brahim Diaz. Quindi sono convinto che, e Stefano Pioli sono convinto che crede nel giocatore, perché se no il Milan avrebbe potuto benissimo lasciarlo a Madrid, mentre invece il fatto che Stefano Pioli lo voglia trattenere significa che lo vuole utilizzare e sa che è un giocatore che può diventare veramente importante e fondamentale. Quindi io mi aspetto di più un numero 7 che all'occorrenza può diventare un numero 10. Quindi De Ketler, ragazzi, De Ketler è un numero 10, De Ketler è un numero 10, e anche Paolo Dybala. Paolo Dybala secondo me in questo momento è veramente lontano dal poter arrivare al Milan. Primo per tutti i vari discorsi legati all'Inter, e non solo legati all'Inter. Il Milan non darà 7 milioni a Paolo Dybala, soprattutto se il Milan può avvicinarsi al giocatore, lo può fare a luglio inoltrato. Non è questo il momento che si può puntare a Paolo Dybala, proprio per una questione monetaria e proprio perché non si può fare un discorso come può essere fatto per Ziyech o Asensio. Allora, per Ziyech il Milan può trattare col Chelsea e vedere di venirsi incontro. Il Milan può dare un obbligo di riscatto, un diritto di riscatto, e nel frattempo, nei due anni di prestito, il Chelsea potrebbe aiutare il Milan a pagare lo stipendio, quantomeno il primo anno.
Per Asensio potrebbe venire fuori qualcosa del genere, o addirittura, e Asensio comunque ne prende 5 di milioni, quindi potrebbe, e alla fine potrebbe accettare il Milan, proprio perché, ragazzi, questi due giocatori che nelle rispettive squadre sono delle seconde linee, al Milan sarebbero titolari, e prendere 5 milioni e fare la seconda linea, e prendere 5 milioni e diventare parte integrante di un progetto importante come quello del Milan è tutta un'altra cosa. È vero che sono giocatori che non si abbasseranno lo stipendio, però sono giocatori che secondo me alla fine sanno che nel Milan diventerebbero importanti, e sono due giocatori che possono, hanno bisogno di di ritornare fuori, di rimettere la testa fuori dal buco. Quindi secondo me questi due giocatori sono comunque nel mirino del Milan. De Ketler è il viene subito dopo, però secondo me non è la prima scelta del Milan in questo momento, perché facendo De Ketler bisogna comunque andare a vedere di fare qualcosa anche sulla destra. Questo è il motivo che in questo momento fa tentennare il Milan sul giocatore, che piace per età, piace per tante cose, però ragazzi, intanto De Ketler ha un cartellino molto importante, perché si parla di 30-35 milioni, è vero che poi l'ingaggio sarà basso, però il Milan potrebbe volere un giocatore esperto, perché ragazzi, c'è da dire una cosa, il Milan deve alzare l'asticella per la Champions League. In campionato, ragazzi, siamo già forti così. Qualsiasi giocatore prenderà il Milan, lo prenderà in ottica Champions. Quando mi venite a scrivere, ah, bisogna prendere il sostituto di Teo, questo, quello e quell'altro, ragazzi, non sarà questo il mercato del Milan. Il Milan non sta assolutamente, ma nemmeno li sta guardando quei giocatori per sostituire. Prima cosa, perché Teo Hernandez è un giocatore che salta pochissime partite durante una stagione, e quando non ci sarà, abbiamo Florenzi, abbiamo Calabria, abbiamo tanti giocatori che possono andare a sostituire Teo. Alessandro Florenzi è diventato ufficialmente un giocatore del Milan, e siamo veramente contenti di Florenzi, perché in questa stagione ha dato tanto e ha fatto vedere quello che è il Milan veramente, come il Milan riesce a tirare dentro un giocatore così legato a degli ambienti, che ha sempre dimostrato di legarsi all'ambiente, quando si lega poi diventa parte fondamentale dell'ambiente. Florenzi è un giocatore molto viscerale, molto di cuore, e a me piace tantissimo, come sono sicuro che piace a tanti, a tutti quanti. Discorso centrocampo, ragazzi, anzi finiamo prima il discorso sulla tre quarti. Dybala. Dybala è un giocatore che sarebbe fortissimo, Dybala potrebbe, però non è funzionale al gioco del Milan. È vero che sarebbe più funzionale al Milan che all'Inter, perché all'Inter Dybala non giocherebbe. Per fare posto a Dybala l'Inter dovrebbe non far giocare o Lautaro Martinez o Lukaku, perché l'Inter non gioca con una mezza punta o un trequartista. Il Milan invece lo fa. Però il trequartista del Milan, come ci diciamo spesso, è un giocatore che deve essere molto funzionale, è un giocatore che oltre ad essere qualitativamente molto bravo, deve comunque unire la corsa, e Dybala è tutto tranne un giocatore che si sbatte in mezzo al campo. Quindi in questo momento, secondo me, è l'opzione più lontana dall'essere giusta per il Milan. Poi, se sarò smentito, sarò il primo a tifare per i giocatori che vestono la maglia del Milan. A me, sinceramente, preferisco gli altri due piuttosto che Dybala. A me Dybala piace, però secondo me è un giocatore che ha poca personalità, un giocatore che non è fatto per vestire la maglia del Milan. Comunque, ognuno, poi questo è un discorso mio personale. Ragazzi, centrocampo, Renato Sanchez, ragazzi, a me non mi convince tantissimo questo discorso su Renato Sanchez. Il Milan non ha ancora chiuso, e sono convinto che se il Milan non ha ancora chiuso per questo giocatore, visto che sembrerebbe che il Paris Saint-Germain alla fine si stia defilando, perché se non sbaglio ha preso comunque un giocatore in quella posizione, quindi probabilmente il Milan avrebbe campo aperto sul giocatore. Se non l'ha ancora chiuso, perché probabilmente ci sono dei problemi a livello contrattuale, oppure addirittura il Milan pensa che Tommaso Povega sia il rinforzo più importante a centrocampo. Milan valuta Tommaso Povega 25 milioni, 20, 25, 30 milioni, quindi un giocatore che è paragonabile a quello che è Renato Sanchez come valutazione economica. Povega, se dovesse andare via, è perché arriva una cifra di quel
sotto quel punto di vista, se ci sarà un'offerta da 30 milioni, allora Povega probabilmente potrebbe anche andare. Se non ci sarà un'offerta così, Povega rimarrà al Milan, anche perché il Milan ha bisogno di giocatori italiani che vengono dalla che sono cresciuti nel Milan, per fare un discorso di liste sia nel campionato che nelle liste UEFA. Quindi queste sono cose che dovremo vedere, ne parleremo in diretta, se non stasera, domani sera. Ho voluto fare questo video per dirvi un po' le mie sensazioni, poi in questi giorni mi rimetto in ballo e cercheremo di sapere qualcosa di più. Nel frattempo ragazzi, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero, e ricordatevi che su questo canale si tifa la vecchia maniera, noi siamo Vecchio Stampo e domani si ricomincia, domani raduno a Milanello. Ci vediamo domani se ci siete, ciao a tutti! Oh!